Ho scelto di iscrivermi all'ITS perché volevo continuare gli studi in ambito meccatronico. La mia passione per le automazioni inizia fin da bambino. Giocavo con i Lego, li assemblavo e adesso faccio la stessa cosa però con i robot. Ho frequentato un anno di università, ma non faceva per me perché era troppo teorico. L'ITS si differenzia appunto dall'università per i suoi corsi pratici e anche perché si configura in maniera diretta con il mondo lavorativo attraverso appunto la sua attività di stage durante gli anni di studi. All'ITS studiamo materie che sono utili per il lavoro in azienda, tipo lavorazioni con il CN, con le frese, progettazione 3D. Meccanica, elettronica, elettrotecnica. Quello che mi hanno insegnato appunto i professori in questo corso mi darà sicuramente una marcia in più per riuscire a risolvere i problemi del domani. In ITS si affrontano i moduli specifici per il primo o per il secondo anno, lezioni frontali con il professore oppure lezioni in laboratorio o pratiche. E si può scegliere in accordo con l'azienda o di fare lo stage d'estate o la mattina. Sì, io ho iniziato il mio stage all'interno di questa azienda, dato che trovavano soddisfacente appunto il modo in cui lavoravo, il mio approccio al lavoro. Pure il secondo anno ho proseguito sempre nello stesso posto e quindi ora mi hanno riconfermato perché mi vogliono tenere appunto come risorsa. Chi si iscrive all'ITS deve essere una persona tecnica, studiosa, che mette in pratica le cose che studia. Chi si iscrive all'ITS deve essere curioso, motivato, aver voglia di fare, dimostrare comunque tutto il suo valore. Il mio obiettivo tramite l'ITS è quello di poter diventare un progettista, un disegnatore meccanico. La meccatronica nel mondo lavorativo di oggi è fondamentale perché spostandosi verso l'industria 4.0 diventerà il fulcro appunto di questa crescita.